Sono soddisfatto di questa conferenza stampa, questo raduno tra amici così, e soprattutto è per parlare anche di voi. Stranamente sarò io a ringraziare voi e voi che parlate di ciò che avete fatto con questo progetto che ho voluto avviare tra Regione e la stampa regionale. Sono soddisfatto perché i numeri sono da parte dei Sardi e della Sardegna, sono soddisfatto perché la stampa tutta veramente si è espressa in modo eccezionale nei 9 temi che abbiamo affrontato per parlare della Sardegna. Sono soddisfatto dei risultati dell'investimento sui campionati del mondo. Oggi ci saranno i referenti di questi 4 campionati del mondo che ci sono stati da settembre sino a fine ottobre. Il Cagliari Calcio, la Dinamo, tutti i soggetti appunto della stampa regionale. Insomma, sono soddisfatto e dico grazie a nome di tutti, a nome del Presidente e a nome di tutta la Regione. Un investimento azzeccato, tant'è vero che da questo intervento di oggi parliamo anche del futuro, di una nuova campagna promozionale che non durerà 6 mesi perché l'abbiamo fatta in emergenza, avete visto. Io vorrei fare una campagna promozionale continuativa, un anno che si ripete a sua volta. Come ho sempre detto, prima di tutto dobbiamo imparare a parlare noi sardi bene nella Sardegna, poi ci spostiamo fuori dalla Sardegna. C'è stata anche una campagna promozionale negli aeroporti internazionali, quindi sono stati 14 aeroporti, credo, dove abbiamo investito, sono stati apprezzati i video. Come vedete la Sardegna è nel mondo. Quello che ho dovuto fare con questo investimento tra la campagna promozionale locale, nazionale e gli eventi sportivi, grazie anche ai testimonial di spessore, della squadra del Cagliari Calcio, della Dinamo e i campionati del mondo, tutto il mondo era fermo, questo è importante, tutto il mondo era fermo, invece noi siamo riusciti a far parlare di Sardegna, qui nella Sardegna sempre di più nel mondo, sempre di più conosciuti. Vi ricordo che siamo 1.600.000 abitanti, siamo un puntino che non contiamo niente. Spesso non siamo conosciuti stranamente in Europa e nel mondo. Ecco, io voglio far fare questo salto di qualità grazie a voi e quindi pubblicamente vi ringrazio. Vi sembra strano perché veramente ho visto il relazionale che avete fatto e sono veramente di alta qualità e di alta professionalità. I pilastri della cultura, l'archeologia. Tanto è vero che sabato siete tutti invitati a questo grande evento sull'archeologia, si chiama Archeologica. Io punto molto sul turismo archeologico. Quello che dico faccio. Abbiamo presentato l'app alcuni giorni fa, che è un evento digitale dell'anno. Grauso ha fatto i ringraziamenti pubblici, l'avete in diretta. Abbiamo avuto 15.000 visualizzazioni e quindi con voi puntiamo sabato a far valorizzare finalmente tutta l'archeologia e portarla a reddito. Il turismo archeologico innesca un sistema di occupazione importante. Dobbiamo crederci. Ci vantiamo di avere 7.000 nuraghi e poi magari solo uno ne rende, sono nuraghi di Barumi. Allora invece non è così, abbiamo una storia, abbiamo una tradizione, se è vero che abbiamo questa storia dobbiamo farla raccontare da chi la sa raccontare, quindi da voi e dagli addetti ai lavori, a tutto il mondo e portarla a reddito. Quindi Ecco, un evento all'evento. Assessore Chessa, questa campagna che è già stata fatta, che si è conclusa, c'è stata comunque la possibilità, si è riusciti a tenere comunque alta anche la percentuale turistica di turisti? È stato un anno difficile. È stato un anno difficile, è proprio per questo che io ho investito qualcosa in più. Dopo darò i dati di quanto è costata tutta la campagna promozionale nel dettaglio, quindi sono tutti atti pubblici, tutte cose fatte in modo trasparente, e tutte queste azioni di marketing, di promozione della Sardegna ha dato dei grandi risultati. Guardate che quest'estate, per una serie di motivi, sapevamo che non veniva il turismo straniero, questo lo sapevamo tutti, dovevamo puntare sul turismo nazionale e quello locale. Beh, signori, in un mese e mezzo sono arrivati 11 milioni di presenze. Questo grazie a voi, grazie a tutti i soggetti che hanno partecipato a bombardare con iniziative che abbiamo fatto, finanziate dal mio assessorato, per far capire che esistiamo, che si può vivere nel rispetto del Covid e della prevenzione.